Ciao a tutti, konnichiwa, bentornati sul mio canale, il mio nome è Manuela e vivo a Tokyo. Oggi voglio parlarvi di un killer giapponese che è riuscito a fuggire alla polizia per ben 2 anni e 7 mesi. Quindi oggi parleremo del lato oscuro del Giappone. Via con la sigla! Prima di cominciare mi raccomando, mettete like e iscrivetevi al mio canale perché veramente questa storia è incredibile. Siamo in Giappone, a Chiba, e la polizia è fuori dall'appartamento di un uomo. La polizia vorrebbe entrare, ma sembrerebbe che per la legge giapponese, senza un mandato, senza un preciso motivo, la polizia non possa neanche bussare alla porta di questo appartamento. All'inizio gli agenti sono pochi, 2 o 3, e poi iniziano ad arrivarne altri. Sono sempre lì fuori da questo appartamento e alle 9 di sera il sospettato, che si trova all'interno dell'appartamento, apre la porta e scappa via. Riesce a sviare tutti gli uomini della polizia e a fuggire con uno zaino in spalle e senza scarpe. Questo ragazzo ha 28 anni e si chiama Ichihashi Tatsuya. È il nostro killer. Da questo momento alla cattura passeranno 2 anni e 7 mesi. Dopo che Tatsuya riesce a scappare, la polizia entra nell'appartamento. Trovano oggetti da donna, scarpe, capelli e poi sulla veranda una scoperta macabra. Una vasca da bagno ricoperta di terreno e concime che ricoprono il corpo di una donna. Si tratta di Insday Ann Oker, spero di averlo pronunciato giusto. Una ragazza di 22 anni, inglese, trovata in fin di vita nell'appartamento di quest'uomo. Ma cominciamo dall'inizio. Chi era il nostro Ichihashi Tatsuya? È il figlio di un medico e di un dentista. I genitori hanno delle aspettative nei confronti del figlio, vorrebbero che anche lui intraprendesse la carriera del medico. Vorrebbero quindi che si iscrivesse all'università di medicina, ma lui non ci si iscrive. Al contrario, decide di studiare orticoltura. Riesce a laurearsi, ma al contrario di tutti gli altri giapponesi, che cominciano a cercare lavoro più o meno un anno prima della laurea, facendo il cosiddetto Shushoku Katsudo, lui invece si laurea senza cercare lavoro. Anche dopo la laurea non trova lavoro, o meglio, non lo cerca. Non intraprende neanche un semplice baito e vive ancora nell'appartamento con i suoi genitori, dove vive delle paghette che gli danno i genitori. Agli amici e conoscenti dice che vorrebbe diventare un designer di parchi. Dice di voler studiare all'estero, di andare all'estero, ma questo non si traduce in nulla di concreto. A un certo punto i genitori si stufano, gli tolgono la paghetta e gli dicono che deve andarsene via di casa. Deve incominciare una sua vita e prendersi le sue responsabilità. Ed è qui che il nostro killer si prende un appartamento da solo. È il 20 marzo del 2007 quando incontra per la prima volta Lisdei. Siamo alla stazione di Gyotoku e lui vede una ragazza straniera, che è appunto la nostra inglese Lisdei. Decide di parlarle. Qui ho trovato 2 differenti versioni. La prima che ho trovato è Tatsuya che si riferisce a Lisdei dicendole: ti ricordi che ti ho aggiustato la lavatrice tempo fa? E Lisdei dice: no, mi spiace, mi sa che ti stai sbagliando. Un'altra versione invece è che Tatsuya, per attaccare bottone con Lisdei, abbia detto: ma sei tu la mia insegnante di inglese? E lei sempre abbia detto: no, guarda, mi sa che ti stai sbagliando, con un'altra persona. Lei cerca di tagliare corto, prende la bicicletta e se ne torna a casa. Lui la segue fino a casa dicendole che lui vorrebbe studiare arte e che vorrebbe imparare l'inglese, e chiede alla povera Lindsay di dargli un bicchiere d'acqua. Lei decide di farlo salire in casa e di dargli questo bicchiere d'acqua. Una volta salito in casa, probabilmente lui l'avrebbe anche ucciso subito, se non che lui vede che in casa con lei c'è la sua roommate, che anche lei sembrerebbe che gliel'abbia proprio presentata al fine di fargli capire che comunque lei non era sola in casa. Per gratificarsi con lei di avergli offerto il bicchiere d'acqua e di avergli dato la possibilità di salire in casa, le fa un ritratto dove scrive sopra il suo nome, il suo numero di telefono e la mail. Così anche Lindsay fa lo stesso e così si scambiano i contatti. E da quel giorno lui e Lindsay cominciano a scambiarsi delle email. Alla fine pattuiscono una tariffa oraria
per ricevere delle lezioni di inglese. Siamo al 25 marzo alle 9 di mattina, quando Lindsay e Tatsuya si incontrano per fare questa lezione d'inglese. Vanno in un caffè e fanno 45 minuti di lezione. Lui dice di aver lasciato i soldi a casa e quindi chiede a Lindsay di accompagnarlo un attimo, così le avrebbe dato subito i soldi che le spettavano per la lezione d'inglese. Salgono su un taxi, vanno a casa sua, di lui, e lei dice al taxi: aspettami un attimo che torno subito. Lei sale, ma purtroppo non tornerà mai più. Il tassista, dopo un po', vede che lei non torna più e quindi decide di andarsene. Una volta salito in casa, purtroppo lui decide di porre fine alla vita della povera Lindsay. Una volta successo quello che è successo, e non voglio dilungarmi nei particolari, se volete andate anche sul Wikipedia inglese, dove c'è scritto abbastanza tutto, come ha fatto e come non ha fatto. Lui incomincia a comportarsi in un modo un po' strano, come per esempio andare in un centro commerciale e comprare un sacco, una quantità enorme di fertilizzante, concime e sabbia. I colleghi di lavoro e i datori di lavoro, vedendo che Lindsay non veniva più a lavorare, decidono di chiamare a casa. Risponde la roommate, che anche lei insomma era diventata piuttosto sospetta, dato che l'amica non era più rientrata a casa. La roommate si ricorda di Tatsuya e si ricorda che l'amica Lindsay le aveva parlato circa la lezione di inglese che avrebbe avuto con Tatsuya. Quindi, sempre più sospettosa nei confronti di Tatsuya, decide di contattare la polizia e di spiegare loro tutto quello che sapeva. La polizia quindi inizia le indagini, sa che i due ragazzi si sarebbero trovati a una certa stazione, quindi vanno in stazione, vanno nel caffè in cui si sono trovati per fare questa lezione di inglese e controllano le telecamere. Infatti, dalle telecamere si vede appunto che i due effettivamente hanno fatto lezione lì di 45 minuti. Poi iniziano a cercare la casa di Tatsuya ed ecco che si presentano alla porta del killer. E qua ritorniamo alla scena iniziale che vi ho anticipato prima, e lui fugge via. La prima cosa che fa, ragazzi, è andare in un bagno. Io ho trovato in un bagno di un ospedale, poi adesso non so se è proprio un bagno di un ospedale, comunque in un bagno, e con un kit da cucito che aveva precedentemente comprato in un combini, decide di cucirsi il naso e di comprimerlo. Viaggia su treni senza biglietto e prima va a Saitama, poi va a Gunma, insomma fa tutto un giro al nord del Giappone per poi andare ad Aomori. Ad Aomori decide di modificare ancora il suo viso per essere il più irriconoscibile possibile e decide di tagliarsi il labbro inferiore perché lui ce l'aveva molto molto spesso. A questo punto, dopo essersi tagliato il labbro, decide di andare a Osaka, ed è qui proprio a Osaka che per la prima volta vede proprio il cartello con scritto wanted, per dire. Ci sono in stazione soprattutto dei cartelli, dei fogli attaccati al muro con le facce dei criminali con sotto la taglia praticamente. Da Osaka si sposta ancora ad Okinawa e a questo punto sono già passati 3 mesi da quando la polizia è arrivata a casa sua. Compra una radio per seguire un po' le news e si sposta in un'isola del sud di Okinawa, e da lì si sposta in un'altra isola più vicina. Passa una settimana su quest'isola, ma alla fine non ce la fa a vivere in quel modo perché comunque il cibo scarseggia, l'acqua pure. Pensava di riuscire a pescare facilmente, ma non ci riesce. Di giorno fa un caldo terrificante, di notte fa un freddo assurdo. Insomma, quel tipo di vita non ce la fa a sostenerla e quindi decide di tornare sulla terraferma, diciamo. E con precisione si reca a Naha, che è uno dei maggiori, il maggiore centro abitato ad Okinawa. Lì si fa assumere in questi che si chiamano daily employment, quindi lavori alla giornata,
guadagna un po' di soldi per muoversi e qua, ragazzi, decide di togliersi i due nei che aveva sulla faccia, sulla guancia, per appunto cercare di essere il più irriconoscibile possibile. Ragazzi, lo so che vi sembra strano e assurdo, ma siamo solo all'inizio. A questo punto si reca di nuovo a Osaka per cercare lavoro e lo trova in particolare a Kobe. Quando deve scrivere le generalità, ovviamente scrive tutto falso, nome falso, indirizzo di casa falso, tutto falso. Che io dico, come fai? Cioè, non lo so. L'azienda presso cui ha trovato lavoro offre anche un appartamento e gli tolgono dallo stipendio 3.000 yen di spese di alloggio. Lui sta sempre zitto, anche quando gli altri si raggruppano per mangiare, lui sta sempre zitto, non fa mai una parola, anzi si fa vedere dagli altri. Lui è mancino, ma davanti agli altri si fa vedere che mangia con la destra, proprio per cercare di non assomigliare a se stesso in alcun modo. In un mese ha già guadagnato 25 man e in 3 mesi riesce a mettersi da parte ben 80 man. Alla TV continuano a parlare di lui e anche i colleghi poi sul lavoro parlano di questo caso, che ormai è conosciuto in tutto il Giappone, proprio anche per la fuga. Tant'è che la polizia pensa anche a un certo punto che lui si sia suicidato, talmente non riescono a trovarlo. A questo punto Tatsuya prende un'altra decisione estrema, tenta di nuovo di modificare il proprio viso ricorrendo alla chirurgia estetica. Va a rifarsi il naso e si fa fare un naso più pronunciato e si restringe le narici, cioè veramente. Questo ritocchino gli costa 60 man. A questo punto pensa che restare nello stesso posto di lavoro per tanto tempo potrebbe essere dannoso per lui. Dopo aver fatto questo intervento decide di lasciare il lavoro e si reca di nuovo ad Okinawa, di nuovo su quell'isola sperduta, ma anche questa volta non resiste a quello stile di vita. Ritorna a Osaka e cerca di nuovo lavoro. A questo punto, ragazzi, è già passato un anno dalla fuga. Un giorno, mentre torna al dormitorio del lavoro, vede degli uomini sospetti. Infatti questi uomini sono, ahimè, degli investigatori. A questo punto, come li vede, scappa e non tornerà mai più in quel dormitorio e a quel lavoro. Quindi, ragazzi, decide, ahimè, di farsi di nuovo un altro intervento per modificare di nuovo la sua faccia. Va a Nagoya, dove si fa operare alla fronte. Si fa fare la fronte più alta e il medico gli dice che dopo una settimana si sarebbe di nuovo dovuto ripresentare in ospedale per togliere i punti. Il dottore però, nel corso di questa settimana, dopo l'operazione alla fronte, guarda con attenzione le foto del proprio cliente e si accorge di 2 cicatrici sul viso. Ebbene sì, sono quelle 2 cicatrici che corrispondono ai 2 nei che si è tolto da solo. Infatti il medico si ricorda di aver visto in TV la storia di Tatsuya e si ricorda benissimo di aver visto alle news che dicevano proprio che i suoi segni particolari erano appunto questi 2 nei in faccia. Quindi il dottore si insospettisce parecchio. I segni che aveva in faccia non erano dei segni di una chirurgia fatta apposta per togliere dei nei e quindi fa 2 più 2. La polizia concorda col medico di andare in ospedale proprio il giorno in cui Tatsuya sarebbe dovuto tornare alla clinica per farsi togliere i punti dell'intervento alla fronte. Ma udite udite, lui non si presenta. Intanto il nostro Tatsuya va a Fukuoka, in particolare si ferma in un business hotel, che sono questi hotel che usano di solito i businessmen, quindi gli uomini d'affari che si spostano per lavoro, che non vogliono spendere tanto ma comunque non vogliono neanche dormire scomodi, ecco, e si toglie i punti da solo. Sempre più sospettoso e sempre più distrutto dalle paranoie, decide di ritornare su quell'isola ad Okinawa. Il problema è che una volta arrivato a Kobe, al terminal gli dicono che i biglietti del traghetto sono finiti, non ce ne sono più. I dipendenti gli spiegano che un altro
altro traghetto che si reca nella stessa direzione partirà alla sera da Osaka e quindi Tatsuya si reca subito a Osaka. Anche i dipendenti che lavorano lì al terminal del traghetto cominciano ad avere dei sospetti. Questo perché di solito chi prende il traghetto per andare ad Okinawa è sempre pieno di borse, valigie, bagagli. Invece il nostro killer non aveva praticamente niente dietro. E questi dipendenti si ricordano anche di aver visto delle news che parlavano proprio di Tatsuya. Quindi decidono subito di contattare il terminal di Osaka spiegandogli che stava arrivando lì un uomo molto sospetto. A questo punto siamo alle 3 di pomeriggio, alle 15. Tatsuya arriva al terminal di Osaka. Il traghetto però non partirà prima delle 22 e quindi Tatsuya deve aspettare ancora ben 7 ore prima della partenza. Decide di aspettare nella sala d'attesa che c'è al secondo piano. A questo punto gli impiegati del terminal di Osaka che avevano ricevuto la telefonata dei loro colleghi di Kobe, avendo capito che è proprio lui il killer di cui si parla così tanto alle news, decidono di contattare la polizia. E ragazzi, la polizia arriva. È il 20 novembre del 2009 e sono le 20:17 e finalmente riescono a catturarlo dopo 2 anni e 7 mesi di fuga. Il suo volto ormai è praticamente irriconoscibile, non sembra più la persona di 2 anni e 7 mesi fa, con tutti gli interventi chirurgici che si è fatto su se stesso. Ma alla fine non è servito proprio a niente, perché fortunatamente la polizia è riuscita a catturarlo e a metterlo in prigione per sempre. E questo è tutto ragazzi, grazie per aver visto quest'altra puntata del lato oscuro del Giappone. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, il mio nome è manu_28j e mi raccomando mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale. Non perdetevi i prossimi video perché cercherò di portarvi sempre contenuti interessanti e ci vediamo alla prossima. Un bacio, ciao, matane!